trasformazioni fondamentali, cioè quelle più frequenti, quelle che utilizzeremo più spesso. Sono tre: traslazione, rotazione e scalatura. Come funziona? Beh, esistono dei pulsanti che possiamo utilizzare. Si trovano nella tool shelf, tasto T per tirarla fuori, e nel primo tab abbiamo come prime operazioni proprio questi tre comandi: Translate, Rotate, Scale. Tuttavia, il consiglio è di imparare a utilizzare i comandi da tastiera per chiamarli, anche per la frequenza con cui vengono utilizzati e anche perché la posizione del cursore in questo caso non è indifferente, quindi avere il cursore in una determinata posizione può vincolare il nostro lavoro. E allora, traslazione. Anziché il tasto T che abbiamo visto già utilizzato, il tasto da richiamare con la tastiera è il tasto G di Grab. Cliccando sul tasto G, senza cliccare nulla sul mouse, quindi senza premere altro, è possibile appunto, attraverso un meccanismo a pantografo, è possibile spostare il nostro oggetto. Una volta che la posizione ci soddisfa, possiamo cliccare col tasto sinistro del mouse. Se non ci soddisfa, possiamo chiaramente sempre annullare, come in tutte le applicazioni ormai, tutte le applicazioni software, la combinazione Ctrl Z è la combinazione per annullare l'ultimo comando. Traslazione, tasto G. Mettiamo che vogliamo fare una traslazione secondo una determinata direzione. In quel caso è possibile, dopo aver cliccato sul tasto G, definire, cliccando sulla lettera apposita, qual è la direzione che vogliamo utilizzare, per esempio Z. In questo caso il nostro movimento, il movimento dell'oggetto sarà vincolato su quest'asse, quindi possiamo muoverci liberamente con il mouse e effettivamente a vista definire qual è lo spostamento che vogliamo applicare e quindi cliccare da una parte per bloccare appunto la posizione. Annulliamo ancora e facciamo un passo ulteriore. Tasto G, tasto Z e qui possiamo definire un numero 5. 5 unità, che saranno 5 metri, saranno 5 piedi, saranno 5 chilometri, questo chiaramente è un fattore che si può definire. Ecco, quindi la combinazione per definire uno spostamento esatto secondo una direzione è quella che abbiamo visto, ripeto, G, Z è il numero. In questo caso non è necessario fare un clic col tasto sinistro del mouse e quindi confermare appunto lo spostamento. Viene fatto automaticamente dando il valore. Proviamo a vedere, dando il valore e premendo invio, proviamo a vedere se lo spostamento che vogliamo fare, vogliamo farlo per esempio su una coppia di assi. E allora sarà possibile cliccare G e poi dare direttamente le coordinate. Quindi possiamo scrivere per esempio 4 sulle x, col tasto tab passare sul campo delle y, ed è opportuno dare un'occhiata nell'angolo in basso a sinistra del nostro schermo per vedere effettivamente questi campi riempirsi. Qui dare un altro valore, meno 5, e ancora tasto tab. E sulle Z per esempio 10. Il nostro oggetto è volato via. Ok, in questo modo abbiamo applicato una trasformazione secondo tre diversi valori sulle tre coordinate. Quindi, ricapitolando, col tasto G chiamiamo il comando, col tasto X, Y, Z definiamo l'asse di spostamento e col valore
e determiniamo qual è lo spostamento che vogliamo operare. Diversamente, tasto G, e poi possiamo direttamente dare i tre valori, quindi utilizzando il tasto Tab per passare da una casella a un'altra. Quindi da una coordinata a un'altra nella definizione della trasformazione. Ci sono altre modalità per fare la stessa operazione, che permettono di utilizzare altri sistemi di vincolo soprattutto. Per esempio, se utilizziamo una vista particolare, come per esempio una vista top, tasto 7, quindi la vista in pianta, quando facciamo uno spostamento, tasto G, quello che accade, lo vediamo giù in basso qui sull'indicatore delle coordinate, è che la coordinata che è del tutto scorciata, quindi in questo caso la Z, non viene a spostarsi, quindi il nostro oggetto si sta spostando, quindi secondo una condizione comunque gestuale, comunque non precisa, però si sta spostando senza perdere la quota che lo caratterizza. Per vedere meglio questa cosa possiamo aprire una nuova finestra, metterci in vista frontale, tasto 1, e qui di nuovo riposizionando il cursore sulla finestra top, sulla finestra della vista in pianta, possiamo vedere che il nostro movimento non influenzerà quella che è appunto la coordinata z dell'oggetto. È fondamentale richiamare il comando avendo la posizione del cursore già nella finestra che ci interessa, su cui ci interessa operare, perché se richiamiamo lo stesso comando partendo con il cursore dalla finestra front, allora vedremo che la posizione, in questo caso la posizione Y, non viene a essere modificata, quindi la nostra modifica sarà sempre appunto limitata al piano XZ. Questa stessa operazione è possibile farla utilizzando sempre, anche in prospettiva, anche in una vista quindi non per forza ortogonale, utilizzando sempre la tastiera, ovvero premendo il tasto G per chiamare il comando e poi utilizzando la combinazione Shift e asse, in questo caso ho premuto Shift Z, per vincolare la traslazione al piano perpendicolare all'asse scelto. Come vediamo, è indicato sotto che l'asse Z globale è bloccato. E quindi in questo modo abbiamo la possibilità di, e a volte è una convenienza quella di poter agire in maniera non precisa, di poter agire in termini non appunto approssimativi, non estremamente definiti, non numericamente definiti, ecco. Abbiamo la possibilità di fare quindi uno spostamento senza, per esempio, sollevare l'oggetto da terra. Allo stesso modo possiamo fare una traslazione utilizzando come sistema di vincolo non la vista né il sistema dei tasti, degli assi X, Y e Z, ma utilizzando come vincolo una scelta, diciamo, grafica. Una scelta che viene fatta al momento della traslazione, che viene fatta appunto cliccando sul tasto centrale del mouse. Cerchiamo di capirlo. Tasto G, muoviamo l'oggetto. Tenendo premuto il tasto centrale del mouse, vengono fuori tre assi che partono dal centro dell'oggetto e che è possibile scegliere muovendosi appunto con il tasto centrale del mouse premuto. Una volta individuato l'asse, per esempio quello verticale, è possibile lasciare il tasto centrale del mouse e aver ormai vincolato la trasformazione a quell'asse. E quindi è possibile a questo punto, per esempio, definire o un numero, meno 4, oppure, semplicemente facendo un clic con il tasto sinistro del mouse, determinare appunto la posizione G, vado in verticale e clicco.
scelgo l'asse rosso e premo 6 e invio. È chiaro che questi valori, se hanno un livello di precisione che può essere definito, quindi possiamo tranquillamente scrivere meno 5.23 e invio. Utilizziamo il punto per distinguere i decimali. Bene, quello che abbiamo detto sulla traslazione è del tutto replicabile sugli altri due comandi, ovvero comando ruota, tasto R. Il tasto R ruota l'oggetto, viene chiamato appunto rotazione dell'oggetto. Attorno a che cosa? Attorno al centro dell'oggetto. Poi ci sarà modo di spiegare in un altro video quali sono le modalità che abbiamo per definire un perno diverso della rotazione. Quindi la rotazione avviene attorno al centro, secondo un determinato asse, che in questo caso è l'asse della visualizzazione, e quindi un asse diagonale funzionale alla prospettiva. Se noi ci trovassimo per esempio in una vista laterale, tasto 3, e premiamo R, la rotazione sarà perpendicolare a quest'asse, quindi in questo caso perpendicolare all'asse rosso. Ma abbiamo visto che è possibile indicare appositamente quelli che sono gli assi scelti da tastiera, quindi tasto R, per esempio possiamo scrivere Z e quindi imporre l'asse Z come asse della rotazione. Allo stesso modo abbiamo visto che se clicchiamo su R e utilizziamo il tasto centrale del mouse, possiamo scegliere l'asse che vogliamo utilizzare. Una volta scelto col tasto centrale del mouse, possiamo rilasciare il tasto e continuare la rotazione. Chiaramente in questo caso possiamo o fare un click col mouse fino a che una volta individuata la posizione del nostro oggetto, la posizione ottimale del nostro oggetto, oppure se vogliamo possiamo indicare un angolo, quindi digitando 45 per esempio gradi e indicare l'angolo della rotazione applicata. Quindi, come vediamo, il sistema del vincolo della trasformazione, sia essa traslazione o rotazione, è lo stesso, utilizzando o la vista, quindi utilizzando sostanzialmente la perpendicolare, la direzione della visuale sostanzialmente, quindi la perpendicolare al piano che stiamo visualizzando, piuttosto che un sistema di vincolo degli assi fatto o da tastiera o da tasto centrale del mouse. Abbiamo lasciato per ultimo il comando scala si chiama con la lettera S, e anche in questo caso il sistema funziona allo stesso modo. Quindi per esempio è possibile intanto definire una scalatura, per esempio se diamo 2 abbiamo raddoppiato l'oggetto e premiamo invio. È anche possibile dare fattori diversi alle tre direzioni dell'oggetto, quindi possiamo premere per esempio 2 sulle X, 1 sulle Y e 1 sulle Z, quindi avendo modificato solamente uno degli assi. Invio. Chiaramente questo è possibile farlo anche per esempio vincolando la trasformazione solo a uno degli assi. Quindi una volta premuta la S possiamo cliccare su per esempio Z e scrivere .05 sarebbe un ventesimo, .5 ovvero la metà, invio. E questa stessa cosa chiaramente si può fare non solo cliccando sulla tastiera, quindi digitando in questo caso la Z, ma utilizzando il tasto centrale del mouse, quindi S, tasto centrale del mouse, cerchiamo la direzione che vogliamo utilizzare per la nostra trasformazione, a quel punto possiamo scalare l'oggetto solo su un asse, o cliccando col tasto sinistro del mouse per determinare un determinato fattore, o digitando per esempio 4 volte su quell'asse.
come abbiamo già visto nella traslazione, è possibile vincolare ad un piano la trasformazione, non a un asse. E quindi se clicchiamo su S e poi clicchiamo su Shift Z, abbiamo vincolato la trasformazione al piano XY, escludendo la Z dalla trasformazione.